Secondo un'antica tradizione, Nerone sarebbe stato il primo imperatore a scatenare una feroce persecuzione contro i cristiani nel 64 d.C., dopo il terribile incendio che il 19 luglio di quell'anno distrusse una vasta area di Roma. Il fatto è descritto dallo storico latino Tacito, negli Annales, il quale riferisce che l'opinione pubblica attribuiva all'imperatore la responsabilità dell'incendio, poiché in una zona devastata dal fuoco avrebbe progettato di costruire un palazzo, la Domus Aurea. Per allontanare da sé un simile sospetto, Nerone accusò dell'incendio i cristiani, condannandone molti a morte e sottoponendoli ad atroci supplizi. Ecco le parole con cui Tacito racconta il martirio dei cristiani. Allora, per soffocare ogni diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò a pene di crudeltà particolarmente ricercata quelli che il volgo, detestandoli per le loro infamie, chiamava cristiani. Quanti andavano a morire subivano anche oltraggi, come venire coperti di pelli di animali selvatici ed essere sbranati dai cani, oppure crocefissi e darsi vivi come torce. Nerone fu quindi indicato dagli scrittori cristiani successivi come il primo persecutore della loro religione. Anche se la portata degli eccidi fu limitata e solo la comunità cristiana di Roma fu interessata, non le altre nell'impero. Ciò non impedì a vari autori successivi di condannare con forza la figura di Nerone, come lo storico di lingua greca Eusebio di Cesarea che colloca in quel periodo anche il martirio di San Pietro, fatto di cui però non ci sono altre conferme. Anche il passo dell'Apocalisse di Giovanni in cui si parla dell'Anticristo venne interpretato dagli scrittori cristiani come un'allusione a Nerone, mentre l'apologeta del III secolo Tertulliano indica Nerone come il primo di una lunga serie di imperatori che perseguitarono i cristiani. I fatti del 64 d.C. furono certo una repressione violenta contro una minoranza, tuttavia gli storici moderni hanno sollevato dubbi sulla reale portata della persecuzione, che non fu sistematica e non si estese al resto dell'impero. Anzitutto è probabile che Nerone abbia condannato i cristiani solo come presunti autori dell'incendio di Roma, non in quanto seguaci di un culto proibito. Lo stesso Tacito dice che l'imperatore ebbe buon gioco ad accusare i cristiani di essere incendiari, poiché il popolo li detestava e li credeva capaci di ogni crimine. Quella di Nerone fu dunque solo una crudele repressione in un clima di ostilità verso la nuova religione, nata dal desiderio di allontanare da sé il sospetto infamante di aver provocato l'incendio, che probabilmente ebbe cause accidentali. Del tutto inverosimile inoltre che l'incendio sia stato realmente appiccato da cristiani appartenenti a frange estremiste, ipotesi avanzata da alcuni studiosi moderni ma che non trova nessuna conferma nelle fonti antiche. È anche improbabile che al tempo di Nerone esistesse una legge che proibisse il culto cristiano, anche se Tertulliano in una sua opera cita un decreto del Senato del tempo di Tiberio che dichiarava la nuova religione superstizione illecita. Di tale decreto non ci sono altre testimonianze e del resto ciò è smentito dalla famosa lettera di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano, all'inizio del II secolo, in cui lo scrittore al governo della Bitinia chiede come debba comportarsi con i cristiani che vengono denunciati. Questa è la risposta dell'imperatore, da cui si evince che all'epoca la situazione fosse ancora ambigua. Non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia, per così dire, un carattere rigido. Non li si deve ricercare, qualora vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire. I cristiani erano dunque malvisti in quanto dediti a culti strani e misteriosi, come la lettera di Plinio conferma, e dunque la persecuzione di Nerone, pur non colpendoli in quanto tali, si inseriva in un contesto di intolleranza e ostilità che giustificava il ricorso alla violenza. Anche nei secoli successivi del resto i cristiani furono spesso usati come capri espiatori cui addossare la responsabilità di vari disastri, specie durante la crisi del III secolo quando diversi imperatori li perseguitarono in modo sistematico, ad esempio Decio. Il cristianesimo fu inoltre l'unico culto ad essere discriminato dai romani, piuttosto tolleranti verso le altre religioni, e ciò per ragioni più politiche che confessionali. Quali che fossero le ragioni per cui Nerone scatenò la sua repressione, questa nasceva dal pregiudizio e dall'odio verso i cristiani,
quindi è giusto ricondurre l'episodio alle sue reali dimensioni. Ma non certo giustificare l'imperatore affermando, come qualcuno ha fatto, che Nerone si limitò a giustiziare gli autori dell'incendio di Roma, quasi a voler riabilitare un tiranno macchiatosi di altri orrendi crimini.